Ciao a tutti, buongiorno. Ovviamente essere qui in questo posto è una cosa per me molto, molto particolare. Non vi nascondo, infatti, una delle prime parole che ho detto, che ho riferito, è l'emozione, perché quando sono entrato qua dopo il primo contatto, mercoledì 15 luglio, non lo ricorderò per sempre, era la prima volta che varcavo, diciamo, la soglia di casa Virtus Alfa Sigma. Non ero mai entrato perché è stata una costruzione recente. Io ero solo entrato in questa palestra, che appunto era la palestra storica di Laporelli nell'Arcoreggio della Virtus, dove mi sono allenato per tanti anni, dove tantissimi giocatori sono cresciuti, hanno fatto il loro percorso di settore giovanile e poi dopo hanno avuto alcuni la possibilità di vestire e di calcare poi il parquet del Paladozza, dell'attuale Unipol Arena, e di, insomma, di vestire una maglia Virtus, che per me è stata veramente importante. Ma quello che volevo sottolineare in partenza, perché con alcuni di voi con i quali ci conosciamo di più, perché ovviamente sono tanti anni che seguono la pallacanestro e che sono entrato ovviamente camminando su questo marciapiede di introduzione a casa Virtus, i brividi erano molti. Ma volevo far subito chiarire una cosa: sono qua in un'altra veste, e su questo voglio che siamo subito d'accordo. Ne abbiamo parlato con i vertici societari, anche con Jacopo e tutto. Io sono ormai, mi sono ritirato nel 2008, sono 12 anni da quel momento che ho iniziato ad allenare qui, tra l'altro, proprio nella zona di Bologna, diciamo con i ragazzini. Ho continuato a farlo tornando in Piemonte 7 anni fa, nella mia società di appartenenza che era la Belbra, dove sono cresciuto nel settore giovanile, e anche poi ad Alba, dove ho continuato il mio percorso come allenatore e la mia formazione. Quindi, se posso chiedervi di cercare di considerarmi, e io farò tutto il possibile per farmi, per farvi recepire, per farvi capire che sono qua come allenatore. E poi ovviamente questa grossa opportunità che mi è stata data, anche inaspettata, però per la quale mi sono preparato in questi anni senza neanche saperlo, inconsapevole. L'anno scorso ero responsabile del settore giovanile ad Alba, da dove sono arrivato, è stata una cosa, diciamo, particolare che ci tenevo a sottolineare. Poi appunto, ovviamente, con alcuni di voi che hanno ovviamente chiesto come ti chiamiamo, ti chiamo Picchio, io dicendo ovviamente Picchio resterà legato a me per sempre, mi è stato assegnato come soprannome, come faceva spesso da Dido Guerrieri, il professor Dido Guerrieri a Torino, nei miei primi anni di Serie A, avevo 17-18 anni, e questo ovviamente sarà legato a me per sempre. Però io adesso sono allenatore Alessandro Abbio, sono responsabile di un club veramente importante, e sono affiancato da Tommaso Bergamini, che è arrivato anche qualche settimana prima di me, aveva già iniziato a lavorare con grande impegno, e siamo sicuri che la sua giovane età, ma la sua grande esperienza, perché ha già lavorato in un settore differente, che è quello dei senior, ma ha fatto 4 anni di grande intensità e grande importanza a Imola, facendo, diciamo, il direttore sportivo e costruendo le squadre dal principio alla fine, concordandole con l'allenatore, concordandole con la società e facendo i contratti, seguendo tutto il lavoro. E questo è la che stiamo partendo, ci siamo, assolutamente sì. L'aeroporto è qua, giustamente, ovviamente. Ci sono gli aerei che partono, magari anche un segnale positivo, di incentivo, perché, come dicevo prima, stiamo ripartendo, no? E questa è una cosa importante. E Tommy ovviamente l'anno scorso invece aveva scelto una strada diversa a 100, dove ha fatto praticamente di tutto, e la squadra, quando si è interrotta per tutti noi ovviamente con il coronavirus, era prima in classifica, ha scelto di seguire una cosa diversa nel settore giovanile, un'anche esperienza importante per lui. Ma quando sono arrivato qui, diciamo martedì scorso, che, diciamo, sono entrato per la prima volta a lavorare, siamo faccia a faccia nell'ufficio,
e non si risparmia, nel senso che ho già visto cosa ha preparato, perché ha già lavorato per, ovviamente, per alcune cose importanti che erano urgentissime, tipo trovare le palestre, che già in questo periodo qua, come potete ben sapere, è una cosa abbastanza complicata per tanti motivi, e questo lui ci è già riuscito e noi abbiamo già delle certezze di partenza che sono fondamentali. E poi ovviamente ha contribuito al posizionare nel miglior modo possibile i ragazzi del 2002 che erano in uscita dal nostro settore giovanile, perché non avendo una squadra under 20 e non rientrando nei piani societari della prima squadra concordati con Sasha Djordjevic, ha provveduto prontamente a posizionarli. Stiamo ancora lavorando con alcuni di loro e lo faremo nelle prossime settimane. Quindi lascio un attimo la parola a Tommy perché possa spiegare bene quello che ha fatto in questo periodo e cosa stiamo cercando di fare. Mi allontano. No, buongiorno a tutti, io semplicemente sarò molto più sintetico di Ale, che giustamente è una figura di riferimento per tutta la Virtus, e quindi è giusto che illustri lui i nostri piani tecnici e il nuovo ciclo giovanile della Virtus. Però lo ringrazio per le belle parole, come ha detto, per me è un po' una sfida nuova, ho deciso di accettare questa cosa qua perché è la Virtus e soprattutto per mettermi in gioco in un'esperienza nuova che mi stimola molto, come quella del mondo del settore giovanile. Diciamo che mi sono insediato un paio di settimane prima di lui, 2-3, e come ha detto ho senza di lui iniziato a impostare un po' il lavoro, soprattutto le cose per cui non c'era tanto tempo. E siamo contenti di queste prime settimane di lavoro. Siamo contenti dei nostri ragazzi che, come ha detto lui, sono andati principalmente in Serie B, qualcuno in A2, per spiccare il volo dopo il percorso giovanile, e adesso lavoriamo incessantemente per avviare un ciclo nuovo, fare una grande stagione e far vedere a tutti che il settore giovanile Virtus è può tornare quello di una volta, e comunque qua si lavora bene e con uno spirito di eccellenza. Quindi tutto qua. Okay, no, ti volevo ancora lasciare la parola per questo, sì, che hai seguito direttamente. Che per la nostra attività un grande cambiamento che ci sarà quest'anno è la seconda palestra di riferimento dell'attività, che non sarà più il CSB, con il quale l'anno scorso erano sorti un po' di situazioni infelici, ma faremo tante ore all'impianto del CUSB, al Palacus, che siamo andati personalmente anche a dare un'occhiata, a vedere che cosa c'è per renderlo ancora migliore. Però siamo molto soddisfatti perché pensiamo che possa essere un ambiente confortevole e di alto livello per i nostri ragazzi. Quindi questa qui è sicuramente una cosa che è stata chiave nel percorso di queste settimane. Bene, allora nel frattempo mi riallaccio al discorso con il suo, perché una cosa importante per i nostri ragazzi che cercheremo di seguire con le famiglie in questo periodo, con alcune con le quali siamo già riusciti a entrare magari in contatto perché ci facevano domande, e ovviamente il fattore scuola, perché per ovviamente il fattore scuola, il percorso cestistico di un ragazzo deve essere affiancato, anzi, e al contrario, nel corso della vita, la scuola è primaria, lo è stato per me fino a un certo punto, lo è stato per tanti miei compagni, poi qualcuno è riuscito anche a laurearsi. Facevo l'altro giorno il discorso di Vittorio Gallinari nel nostro periodo, che oltre alla sua carriera da professionista è riuscito anche a laurearsi, e quindi poi ne ha giovato anche su altri settori. E quindi questo per noi sarà importante. Ovviamente gli impegni saranno diversi da una squadra esordiente a una squadra under 18, ci saranno più impegni, più appuntamenti, più partite magari anche con trasferte più lunghe per una squadra di eccellenza rispetto a una squadra neo entrata nel settore giovanile, ma cercheremo di seguire il più possibile l'andamento in stretto contatto, l'andamento scolastico in stretto contatto con le famiglie, per andare incontro a esigenze, perché ovviamente la scuola è cambiata, gli impegni, gli orari sono aumentati rispetto anche a quando andavamo noi, e poi con le giornate anche Tommy cercheremo di strutturare il più possibile
con le nostre palestre orarie per agevolarli. Ovviamente ci dovremmo venire incontro, la cosa che chiederemo ai ragazzi è un massimo impegno a livello agonistico, nel senso che quando entreranno in palestra dovranno rispettare un certo criterio virtus, un certo stile virtus, una certa educazione e tutto il resto, ma questo ne parleremo poi in separata sede, ma dovranno soprattutto essere buone persone, educate e seguire un andamento scolastico di un certo tipo. E qui ci rilasciamo al CUS, ovviamente sono palestre universitarie, il loro percorso dopo la scuola superiore sarà molto probabilmente il settore universitario per molti, e quindi già sono preimpostati, nel senso che già sanno che facendo un'università ci sarà la possibilità di continuare con diciamo con lo sport, che sia l'attività nostra prevalente che è la pallacanestro, ma con atletica e tutte le altre attività sportive che possono curare in questo settore. Poi passerei a cose successive che andiamo un po' più sullo specifico, nel senso che sono stato contattato appunto martedì 14 luglio, e qua voglio precisarlo, da Paolo Ronci con una chiamata, dicevo prima, inaspettata. Mi hanno convocato la mattina seguente per un incontro qui alle 15, dove ho conosciuto poi anche Tommaso e è stato un incontro veramente interessante più di un'ora con Luca Baraldi e Paolo Ronci nei loro uffici, e poi siamo stati a contatto un'ora con Tommy, per cercare di capire quello che era già riuscito a fare lui e quello che ho trovato. E ovviamente un certo tipo di organizzazione che non si chiude col nostro ufficio, ma abbiamo tantissima gente a disposizione che lavora alle nostre spalle negli altri uffici, che siano quelli dei media come Jacopo, Giulia, Anna e tutti i rappresentanti di questo ufficio molto importante, perché se non ci fossero loro probabilmente voi non sapreste che oggi c'era questo tipo di situazione, e ci danno una mano anche per arrivare lontano, per arrivare alle famiglie, per arrivare alle società qua attorno, ed è vitale. Ovviamente anche il marketing ci aiuterà, perché appunto vorremmo cercare di fare delle cose veramente interessanti, e ce ne sono tante. Magari non partiremo subito con tutte, perché sennò sarebbe un impegno troppo gravoso, ma cercheremo di lavorare man mano aggiungendo qualcosa, e sicuramente ne traeremo dei benefici. Abbiamo parlato di migliorare anche il nostro sito dedicato al settore giovanile, ovviamente anche al mini basket, che è strettamente legato, perché è il bacino dal quale noi attingeremo per formare i nostri gruppi da esordienti a salire. E quindi quello che volevo dire è che la cosa, stando al di fuori, dicevo prima, io sono ormai, ero sette anni fa, nel 2013 lasciavo Bologna con gran dispiacere, anche perché ero riuscito a crearmi appunto una figura di allenatore, ovviamente a livello inferiore, ma con grande voglia e determinazione, perché io sono cresciuto nelle minors, sono cresciuto a livello con la squadra di Bra, la mia squadra militava in Serie D, e noi siamo riusciti ad arrivare con la squadra juniores alle finali nazionali e giocare contro vivai di Serie A come quello della Virtus, una grande storia, perché affrontavamo, che ne so, Milano, dei bei tempi, affrontavamo Livorno, Scavolini, Pesaro, tutte queste grandi squadre, e Bra, da dove arriva, però si è lavorato bene, quindi si può lavorare bene dappertutto. Sono partito da Monte San Pietro, dove vivevo, sono poi trasferito a Borgo Panigale, a Casalecchio, alla Masi, abbiamo ottenuto buonissimi risultati, poi sono tornato appunto in Piemonte, dove ho incontrato anche il settore senior con la Serie C Gold, dove sono diventato poi capo allenatore, sono stato 4 anni, ho continuato con le giovanili, e successivamente c'è stata la possibilità di firmare un accordo con Alba, che mi ha cercato, che era neopromossa in Serie B, e da lì è iniziato un altro percorso appunto a livello senior di una certa entità, e poi a livello, diciamo, parallelamente, continuando con 3 squadre, perché ho allenato Under 20 Eccellenza, Under 13 Elite e l'anno scorso Under 18 Elite, e sono stati 3 anni veramente di formazione. L'ultimo anno ero anche responsabile del settore giovanile, coadiuvato da persone anche lì molto preparate, ma ovviamente Alba non ha ancora una struttura come può essere quella di una squadra di Serie A, e qua sono veramente appoggiato e mi stanno dando una grande mano, perché da solo non ce la potrei fare, come si dice, nessuno si salva da solo, e quindi non ce la puoi fare senza tutte queste persone. Quindi, rilasciandomi i discorsi,
quello che notavo fuori da Bologna con le voci, amicizie, era che un discorso un po' strano sul settore del giovanile della Virtus, nel senso che mi dispiaceva molto sentire queste voci e vogliamo assolutamente placarle, nel senso che le voci insistenti, l'atmosfera di insoddisfazione che ha contraddistinto l'ultimo periodo è anche fastidiosa, è stata, no? Nel senso, quindi ha affiancato un po' il nostro settore giovanile, l'ha anche cercato un po' di offuscare. Noi adesso quello che cercheremo di fare è di diciamo soffiare via tutto questo tipo di mondo che si era creato attorno al settore giovanile della Virtus. Ovviamente ci sono dei cambiamenti, questi cambiamenti ve ne sarete già accorti, ce ne sono alcuni che magari possono sembrare anche ma particolari, vi dicendo, ma saranno utili secondo me per ripartire da zero, non facendo un cambiamento globale, perché vedrete che nello staff tecnico che siamo riusciti a formare in questo periodo ci saranno figure molto note che sono rimaste e ovviamente come desiderio personale, come filosofia personale, so che la continuità ha un valore inestimabile, nel senso che per quello che ci è stato possibile abbiamo cercato di mantenere allenatori che erano già precedentemente qui e si sono formati anche da lungo corso, nel senso che, per farvi un esempio banale, Mattia Largo è un allenatore che è qui da 16 anni in Virtus, ha lavorato con tutte le squadre del settore giovanile e da diversi anni è anche a contatto con la prima squadra e sta facendo un lavoro eccezionale. Per di più conosce la pallacanestro anche territoriale, che sarà il nostro obiettivo in questi primi anni, e quindi una fonte inestimabile insieme agli altri che adesso poi ovviamente vi elencherò e per i quali troverete nella presentazione sul nostro sito anche tutto il curriculum, che è una cosa importante, perché uno dice, ah sì, dici un nome, ma di fianco a un nome c'è poi una storia, la storia che fa poi la differenza. E quindi queste sono cose da tenere in considerazione. Ovviamente ho assegnato e abbiamo deciso in maniera comune con Tommy di assegnare Mattia alla squadra Under 18. Perché? La squadra Under 18 eccellenza della Virtus. Perché lui ha una stretta collaborazione con la prima squadra e notando in questi anni quello che è successo con le prime squadre sia nell'esperienza Bra sia nell'esperienza successiva con Alba, dove ero assistente allenatore della prima squadra e poi l'ultimo anno appunto responsabile della squadra Under 18, con i quali avevamo un rapporto importante perché molti ragazzi partecipavano dell'Under 18, partecipavano agli allenamenti della prima squadra e quindi questo poteva essere un vantaggio per tutti, aiutare, diciamo, ridurre problematiche di spostamenti e un tipo di rapporto più diretto, immediato, senza dover fare dei salti, senza dover fare degli spostamenti che si avrebbero fatto solo perdere del tempo e messo in difficoltà le persone, che noi non vogliamo mettere in difficoltà, ma vogliamo aiutare. Poi, in secondo luogo, squadra Under 16 eccellenza. Abbiamo un rientro, nel senso che un allenatore giovane, ma con anche lui una formazione partendo dal mini basket, si chiama Luca Brocchetto, penso che lo conoscerete tutti, e qualche anno fa era partito, ha continuato anche lui per suo percorso personale che gli ha permesso di fare molto bene in questi anni. Io personalmente lo conoscevo proprio qui, l'ho visto tantissime volte lavorare all'Unipol Arena, che ovviamente al tempo non si chiamava così, ma lasciamo perdere i nomi, e lavorare col mini basket, fare veramente un grande lavoro da quel punto di vista lì, e questo dimostra anche un certo tipo di attaccamento al nostro settore, che è quello sotto e quello attuale. Quindi è anche allenatore, è stato allenatore della selezione 2005 dell'anno scorso qui dell'Emilia Romagna, è un allenatore dei centri tecnici federali dell'Emilia Romagna e quindi una persona che conosce anche lui in maniera importante il territorio bolognese. E quindi questo rientro, sono poi con questo rientro 8 anni, io ho fatto 8 anni qui a Bologna nella Virtus con la prima squadra e quindi siamo rientranti, no? E abbiamo più o meno lo stesso periodo di appartenenza alle Bunere. Una cosa che ci tengo a dire è importante, ma no, la dico dopo con il prossimo allenatore, perché è una cosa che ho notato immediatamente, cioè proprio una cosa importante. Quindi Luca Brocchetto sarà responsabile della squadra Under 16 eccellenza della Virtus Pallacanestro Bologna. Quindi, continuando, andiamo sull'Under 15 che prenderò direttamente io, i ragazzi del 2006, sono una squadra che mi ha fatto il passaggio di consegna
Mattia Largo, la conoscerò meglio, l'ho vista giocare qui l'anno scorso, ovviamente prima che il coronavirus intervenisse e facesse i suoi danni, ma so che è una squadra di spessore, nel senso che era imbattuta a questa pausa forzata e formata da ragazzi veramente interessanti, e quindi ho pensato anche, visto che sono responsabile del settore giovanile, che la continuità, quello che vi dicevo prima, fosse importante avere la possibilità di lavorare con loro quest'anno e il prossimo anno almeno, perché il mio contratto con la Virtus per ora è di 2 anni. Ovviamente ci saranno delle opzioni, ma queste sono cose che sinceramente non mi interessano. Io so di avere un certo tipo di fiducia, so di avere la possibilità di lavorare bene perché c'è un'organizzazione importante, e quindi ho deciso, anche come esperienze passate, perché come vi dicevo prima, se ricordate, ho allenato da Under 20 Eccellenza, sono passato Under 13 Elite e poi sono passato Under 18. Ogni anno c'era un'esigenza diversa dove sono stato prima, però a me piace la continuità. Ho notato che avere un rapporto continuativo ed essere un punto di riferimento per i ragazzi, specialmente in questi anni, con i millennial, come vengono definiti, è fondamentale. Quindi se loro hanno un punto di riferimento, non per un anno, ma 2 o 3 stagioni, per poter crescere insieme, fare un percorso insieme, che poi è quello che si faceva anche un tempo, potrebbe essere d'aiuto per me, per conoscerli veramente bene e dare tutto me stesso, che su questo non ci sono dubbi. Tommy, ho visto la stessa cosa, e questi ragazzi che vi sto presentando faranno uguale, ne sono veramente convinto e certo, e quindi questo è stata una cosa che è chiara. Quindi io seguirò questa squadra Under 15 Eccellenza. A scendere abbiamo la squadra Under 14 Gold, che sarà seguita da un nuovo ingresso, Matteo Lolli, conosciuto sul territorio, un ragazzo di 34 anni, e qui mi allaccio al discorso di prima, con la V nera nel sangue, ok? E questa è una cosa molto importante che ci contraddistingue come gruppo, non solo loro che sono i più esperti e me da questo punto di vista. Io ho 12 anni da allenatore, li ho fatti, ovviamente sono 12 anni diversi, ma di formazione che ti lasciano sempre qualcosa, e poi personalmente, ma so anche per loro, che le persone con le quali sei stato a contatto, vi facevo prima l'esempio di Dido Guerrieri o Gianni Astri, che sono stati i miei primi allenatori, Federico Danna, e parlo proprio degli albori, quelli che mi hanno, Gianni Lambruschi, per farvi altri nomi, Fren Valenti, che mi ha cresciuto a Bra, e tutti a Deso Bujasinovic. Noi contaminiamo i ragazzi, ma contaminiamo in senso positivo, che a tutti riusciamo a trasmettere qualcosa di noi, e tutti gli allenatori che loro incontreranno nel loro percorso gli porteranno qualcosa, chi più chi meno, ok? E queste sono cose fondamentali per la loro crescita come persone e come eventualmente giocatori. Di che livello non lo sappiamo adesso, perché è inutile parlare di un ragazzo under 13 che è il miglior giocatore al trofeo delle regioni e che poi è già magari formato dal punto di vista fisico e poi si perderà negli anni, cosa che, per farvi un esempio, al torneo dei Cioscuri che facevo io alla mia età su in montagna a Chiesa Valganengo e Caspoggio, per dirvi, c'era un ragazzo che faceva 50 punti e poi io purtroppo in Serie A non l'ho visto. Invece magari io, che facevo più fatica perché ero uno scricciolo, un mignolo, come li chiamiamo noi, ci sono tanti ragazzi che si stanno sviluppando e che all'età under 13, esordienti, under 15, under 14, sono ancora delicati, li chiamiamo fenicotteri perché hanno queste gambone lunghe, questi piedoni che non li possono neanche sorreggere, ma poi nel percorso magari possono venire fuori in under 16, under 18, nei primi anni magari anche senior, e cambiare completamente faccia. E queste sono le cose che noi dobbiamo tenere in considerazione, e non sono assolutamente facili. Quindi Matteo Lolli, secondo me, tornando a lui, ha un'esperienza a livello senior, ma anche a livello giovanile, veramente importante. Per di più ci rilasciamo il discorso del CUSB, perché ha vinto diversi titoli a livello europeo, addirittura con le squadre universitarie, e soprattutto mi piace il suo sguardo, e aver sentito parlare, averlo incontrato in questi giorni, mi ha convinto, e ha convinto anche Tommaso, che tra l'altro conosceva già anche personalmente, a fare questa prendere questa decisione, a affidargli una squadra per la prima volta
in Virtus, ma con grandi aspettative, e ovviamente lo aiuteremo sul suo percorso di esperienza nuova, magari con una squadra under 14, ma veramente importante, quello ha stimolato e lo ha spinto ad accettare. Scendiamo, così cerco anche di abbreviare il tutto, perché magari mi sto dilungando tutto, ma voglio darvi delle informazioni importanti e dopo ovviamente vi lascerò anche lo spazio per le vostre domande, che magari io mi sono perso, perché è talmente tanto, è grande il discorso da fare, che magari qualcosa mi sfuggirà anche e mi aiuterete voi. Passiamo all'under 13. L'under 13 faremo il campionato Gold, sarà assegnata allo stesso allenatore che le aveva in categorie esordienti, che è Matteo Grazzi. Anche lui, ragazzo formato qua nel settore giovanile a livello di allenatore, che ho conosciuto diversi anni fa in un camp a Sestola, appunto marchiato Virtus. E quindi so che, e conoscendolo e parlandoci insieme, sarà veramente un allenatore inquadrato e seguirà certi criteri che sono la base del nostro, diciamo, spirito e del nostro desiderio. E quindi a lui sarà confermato con i suoi ragazzi, li conoscerà bene, ovviamente sarà avvantaggiato di questa situazione, ed è un allenatore giovane che ha ambizione, che continueremo a formare come faremo con tutti gli altri presenti, con gli assistenti, che al momento non vi diamo nomi e cognomi, perché non abbiamo ancora terminato l'elenco degli assistenti, ma siamo praticamente a buon punto, ci manca una figura che troveremo nel prossimo periodo. E quindi Matteo Grazzi sarà allenatore dell'under 13 e Gold. Per quanto riguarda invece la categoria esordienti, abbiamo deciso di dare fiducia a Edoardo Costa, ragazzo cresciuto anche nel settore giovanile, proprio a livello agonistico, della Virtus Bologna, ragazzo del 97, ma anche lui conosciuto da parte mia 3 anni fa. So del suo percorso formativo in Virtus, so del grande impegno che ci mette quando va in palestra, ha fatto l'assistente a figure importanti che si sono, diciamo, susseguite in questi anni, ed era, secondo me, arrivato il momento di affidargli una squadra da capo allenatore. Ovviamente sarà coadiuvato anche lui da un assistente, e ovviamente ci sarà la mia personale supervisione per aiutarlo, ma non credo sarà neanche necessario, perché l'ho visto veramente deciso, come anche Matteo Grazzi, a fare un buon lavoro e a iniziare questo percorso insieme. Quello che voglio dire, concludendo, è che quello che cercherò di fare come responsabile del settore giovanile, ma soprattutto come allenatore di una squadra, se sarò al loro piano, non è che sarò una figura di riferimento e basta. Abbiamo già aperto e apriremo ancora dei tavoli di confronto per cercare mettere giù le linee guida. Non parliamo di protocolli del coronavirus, che rispetteremo sicuramente e assolutamente, ma le linee guida per cercare di contraddistinguere il nostro settore giovanile per gli anni in cui sono stati, ma da adesso in avanti, per cercare di fare il miglior lavoro possibile in sinergia, nel senso che loro hanno, la maggior parte di loro, hanno vissuto la Virtus dall'interno in questo settore. Io ho le mie concezioni, ho le mie visioni, io mi adatterò a loro, loro si adatteranno alle mie novità, che magari, sai, ho visto Pau, ho fatto Pau, e ognuno ha le sue idee. So che tutte queste idee, come anche in tutti i settori, possono essere importanti per la crescita di questi ragazzi, che è il nostro vero obiettivo, farli crescere, dargli un futuro che si costruiranno anche loro. Quindi questo, a grandi linee, è la nostra impostazione. Adesso non so se ho dimenticato qualcos'altro. Sì, vuoi parlare dei ragazzi che hai lavorato, con i quali hai lavorato, che hai assegnato del 2002, che erano in uscita quest'anno? Perché anche qua c'è da fare un discorso importante. Ah sì, diciamo che Ale giustamente prende i ragazzi che escono dal settore giovanile un po' come il simbolo. E come avete visto, penso che abbiate letto nelle ultime settimane un po' i vari collocamenti e dove sono andati a finire. E a parte cercare sempre per loro le migliori situazioni, questo per noi rappresenta anche uno stimolo
è appunto un simbolo del lavoro che fa il settore giovanile negli anni precedenti, quindi avete visto ragazzi come Solaroli, come Camara che proseguirà il suo rapporto a Casale Monferrato, Guastamacchi è andato a Zano e avrà dei minuti, Nicoli a San Vendemiano che è onestamente una bella realtà e sicuramente avrà tanto spazio. Manca ancora di Frascari? Abbiamo sì, esatto, abbiamo un paio di ragazzi che verranno collocati più a livello locale oppure che sono di ritorno dagli Stati Uniti dove hanno fatto esperienze all'high school, però ecco, diciamo che per noi questo qui è un po' il simbolo del lavoro che viene svolto ogni anno, questa cosa deve essere fatta e quindi siamo molto soddisfatti di quello che abbiamo fatto quest'anno e lavoreremo per creare quelli dell'anno prossimo. Quindi... No, ti lascio sicuramente, volevi dire di mai Peterson, Peterson è stato, sì, è stato il tuo ultimo lavoro, esatto, che hai chiesto anche, che era, diciamo, l'ultimo ragazzo che dobbiamo collocare, che avrete notizie dalla società nei prossimi giorni, perché anche lì è stata trovata una buona collocazione, quindi questo è quanto. Assolutamente sì, perché stiamo parlando appunto di settore giovanile e settore giovanile non termina quando hai finito il tuo percorso. Cercheremo di seguire questi ragazzi, ovviamente in prima persona cercherò di fare il possibile, Tommy ha anche questo incarico, perché noi seguiremo il loro percorso fuori da Bologna, nel senso delle loro squadre, se si troveranno a loro agio, perché sono un nostro patrimonio, nel senso che loro continueranno il loro percorso di giocatori e ovviamente noi in questi anni, la Virtus Pallacanestro ha lavorato per loro, ha avuto un impegno importante, ha fatto degli investimenti, quindi non possiamo non seguirli e metterli o cercare di metterli, ovviamente avranno delle loro responsabilità e quelle non gliele toglie nessuno, però se loro vanno bene noi siamo contenti, se loro hanno dei problemi sono problemi anche nostri, non so se sono riuscito a essere abbastanza chiaro, e quindi li seguiremo in prima persona. Voglio continuare che ci sono ragazzi del 2003 e non solo, perché c'è un altro ragazzo del 2001 e non solo, c'è un altro ragazzo del 1999 che faranno parte e che lo facevano già, perché Alessandro Paiola, è in prima squadra, è un ragazzo che ha fatto qualche anno anche nel settore giovanile, e poi vorrei parlare di Deri del 2001, un ragazzo di 19 anni che è cresciuto qua e che farà parte del gruppo della prima squadra. Ovviamente ruoteranno anche Barbieri e Galli con la prima squadra, che faranno parte dell'Under 18 di Mattia Largo, e qui il discorso ci riacciamo al discorso precedente. Io per adesso credo di aver detto più. Ah no, tanto me l'avreste chiesto voi, dire di questa situazione per quanto riguarda il mini basket. Non siamo ancora riusciti a trattarlo come abbiamo fatto col settore, perché ovviamente c'erano delle cose, non dico più importanti, perché il settore mini basket è stato un discorso che ho fatto nell'incontro che ho tenuto con Paolo Ronci e Luca Baraldi qui in casa Virtus. È una cosa importantissima perché è il nostro serbatoio, e con la filosofia che abbiamo deciso di seguire, ovvero Virtus Pallacanestro Bologna, Segafredo, settore giovanile, interessamento a livello territoriale, cercando di consolidare i legami che ci legano con le società qui attorno, e per fortuna sono già arrivate tante telefonate anche di persone che fortunatamente conoscevo già, e quindi questo sarà una parte importante, ma vogliamo non solo continuare, ma migliorare questo tipo di situazione, perché ovviamente non andremo fuori o troppo lontano, perché in questo momento non utilizzeremo Casa Virtus come appoggio. Casa Virtus esiste, potrà essere utilizzata in questo contesto magari anche più avanti, ma in questo momento no, perché abbiamo deciso, guardiamoci qua attorno abbiamo già qualcosa, abbiamo dei giocatori, dei ragazzi veramente interessanti,
mettiamoli in campo, diamogli la possibilità di giocare senza metterli magari anche in difficoltà, perché ho visto situazioni in tornei giovanili ai quali sono venuto diverse volte a venire qui, ma non solo, dove magari ci sono le situazioni, si creano le situazioni di cui dicevamo prima, che il ragazzo con grandi prospettive ma non ancora formato fisicamente si trova a giocare contro dei colossi che sono già umani, sono già degli uomini. Non so se mi sono riuscito a spiegare. Quindi mettiamo a disposizione di questi ragazzi le strutture, una società importante, le palestre, ok? Facciamoli lavorare, facciamoli diventare il miglior ragazzo possibile, il miglior giocatore possibile, il miglior uomo possibile in futuro, partendo dal territorio, e su questo ovviamente le società che sono qui attorno ci daranno una mano. Appunto, ho ricevuto questi messaggi di grande solidarietà, credo che ne arriveranno degli altri, noi apriremo contatti per, diciamo, il più possibile, perché vogliamo formare veramente dei gruppi interessanti e dare la possibilità anche a giocatori che non sono ancora, diciamo, Virtus appartenenti, ma che potranno diventarlo, senza ovviamente creare problemi nel vicinato, perché noi ovviamente ci comporteremo in una certa maniera, andremo a contattare prima di tutto le società se saranno interessate o, come succede spesso, ci chiedono questo tipo di collaborazione, cercheremo di gestire nel miglior modo possibile, perché poi ovviamente il rapporto con le famiglie sarà determinante nel momento in cui loro saranno qua. Perché ovviamente quando una famiglia ti porta qui suo figlio ha un certo tipo di chiede un certo tipo di attenzione, un certo tipo di percorso, e noi proveremo con tutti noi tutti noi stessi proveremo a dare il massimo. Ovviamente c'è sempre il discorso di prima, torniamo al discorso di prima, dove ci saranno delle responsabilità, queste le valuteremo nel nostro interno, ma si parte dall'educazione, si parte dal comportamento, si parte da uno spirito di competizione incanalato in maniera corretta, e tutti questi fattori secondo me contraddistinguono proprio lo stile e lo spirito Virtus, che dovrà continuare in questo periodo che sarò qui con la Virtus, e al quale ci teniamo molto. Tornando al mini basket, ovviamente non è che l'abbiamo trascurato, assolutamente no, o abbiamo sulla nostra lavagna e non ci sta più lo spazio già uno staff che era quello precedente, stiamo cercando un responsabile del settore mini basket, stiamo cercando, e l'abbiamo già trovata, una figura responsabile dal punto di vista organizzativo, perché anche lì, come abbiamo più di 100 famiglie e magari nei prossimi anni saranno anche di più da gestire nel settore giovanile, e lì ci penseremo io e te, ovviamente ci sono adesso in questo momento credo un 150-155 ragazzini che formano il settore mini basket, ed è una cosa che vogliamo incrementare partendo da adesso e ovviamente sviluppandola nel corso dell'anno, e ci devono essere delle persone che le gestiscono nel miglior modo possibile, e sinceramente allenando anche una squadra facendo un certo tipo di discorso era complicato che potessi farlo io se qualcuno magari se lo aveva messo nella testa. Io sono partito, se non vi nego, come testimonia nel mini basket italiano nel lontano 2006, grazie a Cremonini che mi aveva inserito nella federazione italiana come appunto testimonial. Ho fatto un percorso di un paio d'anni seguendo i vari jamboree, i vari camp a Riva del Garda, a Follonica, a Sanremo, e lì mi sono ricollegato al mini basket, che io personalmente ho ritenuto per la mia carriera fondamentale, perché se non ci fossero stati i corsi di mini basket a Bra, nel quale già partecipava il mio vicino di casa, che mi ha detto: ma ti andrebbe di venire a partecipare anche, sai, a fine della stagione, dopo le competizioni, le gare, i tornei, regalano dei palloni, regalano dei canestri. Cavolo, io c'ho il cortile, pallone non ce l'ho, il canestro non ce l'ho, e quindi andiamo. E poi va bene, ho incontrato la figura di Frank Valenti, che è stata per me importantissima, ha usato anche modi duri, che ovviamente al giorno d'oggi non possiamo più usare, ma che reputo veramente fondamentale, perché vi ripeto, l'attenzione, che è un fattore veramente determinante per questi ragazzi d'oggi che sono distratti. Non so se notate che qui i telefonini non ce ne sono,
chiaro? Ci siamo? Telefonini qua non ce ne sono e non ci saranno in palestra, chiaro? Perché sono fonte di distrazione, e la fonte di distrazione che già in questo speciale momento di loro crescita li porta la testa altrove, in campo non ci potrà essere. Loro dovranno essere concentrati quando entrano qui e dovranno ricollegarsi al mondo. Qui saranno offline, qui e nelle varie palestre. Fuori dovranno seguire un certo tipo di comportamento e ovviamente avranno la libertà, ovviamente che non precludiamo noi, gestita dalla loro famiglia, di utilizzare tutte le componenti, diciamo, importanti, perché ormai fanno parte del nostro mondo e ci aiutano, ma sicuramente non ci aiutano nel momento del lavoro. Questo è fondamentale. Quindi questa è una piccola parentesi di anticipo, insomma, capacità di anticipazione che è fondamentale nel nostro sport, e questo è quanto. Quindi mini basket, vi daremo comunicazioni il più presto possibile. Ok? Va bene? Devi aggiungere qualcosa, Tommy? Direi che hai detto tutto. Jacopo? A voi, se ci sono delle domande, e via. Ale, dimmi. Ciao. Ciao. Curiosità, tu hai parlato di 2 anni del tuo contratto, però insomma al di là del tuo contratto ti sei posto un termine per portare a compimento quello che appunto stai cominciando, e se in rapporto al rapporto con la prima squadra, dovendo tu interfacciarti con un alter ego come appunto Sasha Djordjevic, che ha un pedigree molto simile al tuo, una formazione molto simile, la cosa possa essere comunque d'aiuto o in qualche modo condizioni anche il tuo approccio? Sicuramente sì, mi ha fatto piacere incontrarlo qui appena la prima squadra si è radunata la scorsa settimana e fare 2 parole. Ci stiamo scambiando anche dei messaggi, ovvio che ci sia un certo tipo di rapporto con lui e con il suo staff, che è di altissimo livello, anche perché noi nel settore giovanile cerchiamo di formare ragazzi che abbiano uno sbocco sulla prima squadra, perché il sogno, la chimera è quella per i nostri ragazzi, deve essere quella, ne abbiamo già parlato, nel senso che devi meritartelo. Se vuoi calpestare quel campo con la prima squadra, dovrai fare dei sacrifici, e prima impari a farli e prima capirai come funziona. Ovviamente non ho assolutamente problemi a dire che siamo stati anche dei grandi rivali, perché quando io sono arrivato qua a Bologna, e me lo ricordo come se fosse adesso, era il primo di agosto del 1994 e arrivai in ritardo, perché il primo di agosto non immaginavo ci fosse un traffico così. E l'attuale presidente, nella presentazione, arrivava in ritardo, mi disse: complimenti Avio, già in ritardo il primo giorno, sarà un successo. Fortunatamente poi le cose sono andate meglio, ma con Sasha ovviamente ci interscambieremo nei suoi momenti magari di libertà, perché il nostro rapporto sarà importante, ma io credo che non ci siano problematiche di nessun tipo, perché abbiamo avuto magari anche qualche scontro sul campo, ma è normale, io difendevo i colori della mia squadra, lui i suoi, lui difendeva i colori della sua nazione, io i miei, e sappiamo, essendo stati giocatori professionisti con importanza, che era il nostro compito, era la nostra vita. E per fortuna siamo ancora nel mondo della pallacanestro, perché vuol dire che siamo legati da una passione che ci sta accompagnando da quando abbiamo iniziato. Io ho iniziato all'età di 7 anni con il mini basket, quindi voglio dire adesso ne ho 49, il prossimo anno 50, e non voglio fare i calcoli perché la matematica non sarà nel mio mestiere, però voglio dire, io continuerò a fare pallacanestro per sempre. I 2 anni di contratto non ho guardato questo, io ho guardato la possibilità che c'era di rientrare in Virtus con un ruolo magari anche super importante, anche con un peso specifico non indifferente, ma chi mi conosce e chi mi ha visto, chi mi conosce da tanti anni sa che non mi ha mai spaventato nulla, nel senso che se Boscia a suo tempo mi diceva vai e manca Vince Carter alle Olimpiadi di Sydney, dicevo sì, vado e provo a marcare Canada, e ci provavo. Poi ovviamente magari
non è che fosse così semplice, però voglio dire, se devo marcare Peyton vado e provo a farlo. E stessa cosa qui, nel senso che ho veramente, la prima cosa che ho chiesto è della collaborazione, perché sono entrato in un mondo che è il mondo della pallacanestro di alto livello, e il mondo della pallacanestro di alto livello ha bisogno di figure, e le figure qua ci sono. Ovviamente collaborando in maniera costruttiva riusciremo a fare un percorso insieme, secondo me importante. E anche la lunghezza del contratto, cioè, da me non mi preoccupa. Cercherò di fare il miglior lavoro possibile in questi 2 anni. Ho cercato, per quanto mi è stato possibile, perché ovviamente ognuno ha le sue esigenze, di portare con me anche questi allenatori che abbiamo deciso di tenere con noi o di chiamare proprio per dimostrare che vogliamo fare una strada insieme. Più saremo compatti, e la compattezza sapete che nel mondo del sportivo, nei risultati sportivi, è fondamentale, perché se ognuno rema per i cavoli suoi, cioè, non si arriva da nessuna parte. Quindi questo è fondamentale. Non so se sono stato sufficiente. A disposizione. Alessandro, niente, volevo chiedere più romanticamente, 18 anni dopo essere uscito da qua, quando hai rimesso quell'Apollo, quando hai rivestito quei colori, quando hai ricevuto la chiamata che adesso è inaspettata di Ronci, e probabilmente la chiamata alla quale non si può dire no, le tue sensazioni, perché probabilmente qualcuno, qualcosa, come hai vissuto quei giorni? Sì, sì, ma ti dico, è una cosa emozionante, nel senso che ovviamente, ma non mi preoccupa le lacrime, non mi preoccupa niente, nel senso che ho lasciato un ricordo importante qua, un ricordo mio importante qua a Bologna, ho ancora la casa addirittura, quindi andrò a vivere lì e sto cercando di metterla a posto, e mi sto divertendo e mi aiuta anche, perché non ho molto tempo da dedicarla, e quindi sono veramente in un accampamento, non posso neanche invitare Tommy a dormire da me una sera, che gli faccio magari fare le ore piccole, ma mi stacca anche un attimino. Ripeto, 8 anni qua, in un certo modo, come ti dico, da giocatore, sono stati per me una cosa incredibile. Ricordo ancora Achille Canna che mi è venuto a prendere all'aeroporto, il dottor Rimondini che mi ha fatto fare le visite mediche, il professor Grandi, Colombini, gli allenatori che ho avuto che mi hanno cambiato tutto, ma entrare qui, vi dicevo, la pelle d'oca è stata i brividi. Insomma, mi capita anche quando vengo adesso, ho avuto, appunto, questo è il telecomando di quella porta laggiù che al tempo non c'era o era diversa, e quando mi è stato consegnato è bello. Questo. Non sento, scusa. Sì. In modo interventario ed è esposta la domanda, però potresti riassumere in sintesi quale sarà il vero ruolo del settore giovanile della Virtus a questo punto del periodo? Visto che anche qui hai parlato delle voci spettive, di un sì. No, assolutamente sì. Ho cercato di essere il più chiaro possibile, ma non è semplice, perché appunto quello che si percepiva dall'esterno, e io ero esterno, nonostante che fossi bianco-nero sotto tutti i miei punti di vista, ma non solo cestistico, magari adesso mi sarò fatto qualche nemico in più, ma non me ne frega niente, nel senso che io sono bianco-nero, punto. Quando ho accettato questo incarico, la cosa fondamentale è essere chiari, nel senso che loro sono stati chiari nei miei confronti, sia Paolo che Luca, e io ovviamente mi sono messo a disposizione con la mia esperienza di questi anni e con l'esperienza che ho accumulato proprio andando a contatto con decine se non centinaia di allenatori. Io durante il periodo del coronavirus sono stato ad assistere, ovviamente si facevano molti PAO a livello di Zoom, probabilmente come stiamo anche trasmettendo in questo momento, e in Piemonte tramite Federico Danna, ovviamente, che è un, diciamo, un personaggio a livello del settore giovanile che non devo essere io a presentare, che tra l'altro è stato mio allenatore in Serie A Torino nei miei primi anni, dopo l'esperienza con Gianni Asti e contemporaneamente, ma anche successivamente, a Dido Guerrieri, e che attualmente lavora
ed è responsabile del settore giovanile a Moncalieri nel Novi Campus Project, mi ha inserito in un gruppo di un centinaio di allenatori. Ogni settimana c'era un incontro con i migliori rappresentanti dei settori giovanili, e ovviamente si sviluppavano diversi concetti, magari non solo tecnici, magari fisici, perché è un aspetto veramente determinante, e noi siamo anche preparati da quel punto di vista lì, perché abbiamo Emanuele Tibiletti, che è un preparatore fisico, veramente l'ho conosciuto in questi giorni ed è veramente preciso, preparato, che collabora con la prima squadra, ma sarà il responsabile della squadra under 16, la squadra under 18. Abbiamo già contattato, adesso non sto a dire i nomi perché dobbiamo stringere, dobbiamo chiudere la situazione, che il tentativo di conferma ovviamente di questi due ragazzi sarà importante, perché lavoreranno col settore giovanile, con le squadre diciamo esordienti, under 13, under 14 e under 15, quindi anche direttamente con me, e appunto ci sono due figure. Poi ci sarà lo staff medico, che anche quello è cambiato perché il dottor Rizzo è andato a lavorare con la prima squadra e ci ha già comunicato chi sarà il suo sostituto, con il quale lavoreremo, anche perché ci sono ragazzini che nella scorsa stagione magari hanno avuto qualche problema più o meno serio, che verranno gestiti adesso dopo 4-5 mesi di inattività oppure di lavoro diciamo solo tramite Zoom, lavori individuali e altre cose, che dovranno essere seguiti in modo particolare per non creargli delle problematiche. Quindi i nostri obiettivi principali saranno quelli, e ne ho parlato con la dirigenza, di incrementare il settore mini basket, ma facendo dell'attività importante. Ovviamente lavorare nel miglior modo possibile, fornendo palestre, fornendo attrezzature, fornendo personale diciamo di un certo tipo, e quindi cercando di raggiungere i risultati migliori senza avere l'ossessione del risultato, che sono convinto, vedendo in questi anni, arriverà, nel senso che se lavori in una certa direzione il sogno può diventare realtà, e se una squadra con un vivaio di Serie D come era la nostra può arrivare a giocare le finali nazionali e giocarsela con le migliori squadre d'Italia, e anche sorprenderle, che è una cosa veramente importante, cioè la sorpresa per i ragazzi, l'obiettivo, il sogno deve essere un punto di riferimento, e noi cercheremo di dare questo. Ovviamente ci vorrà del sacrificio, vediamo, noi siamo disposti a farlo, noi vi accompagneremo, voi dovete essere disposti a fare il sacrificio seguendo la scuola, ascoltando le direttive della famiglia, e tutto questo sarà un rapporto di un certo tipo che sarà curato in questi anni. Perché poi mi sono dilungato poco, per fatto dei collegamenti, non so se sono stato abbastanza chiaro o se hai bisogno di altre. Dimmi tu, io sono qua. Esiste una prospettiva di costruzione di alcuni prospetti di squadra, secondo te, con questo giovanile? Sì, dimmi. Ha ancora senso che la giovanile possa preparare alcuni giocatori per la prima squadra? Perché di questo la rappresentanza fa un Certamente. Allora, io ti dico, ci sono degli equilibri che sono importanti, nel senso che l'eterno dilemma, io società di serie C, ho un settore giovanile di un certo tipo, ok? Sto facendo bene con la prima squadra e all'interno ci sono alcuni giocatori già del tuo settore giovanile o che si stanno allenando dal settore giovanile con la prima squadra, ma ci conviene fare il salto di categoria? Nel senso, ci conviene andare in Serie B? Siamo preparati? Sono preparati? No? Questo è un dilemma abbastanza importante, perché alcune volte, al di là delle spese, che quelle devono poi, cioè, se tu passi da un campionato di Serie C a un campionato di Serie B, il tuo budget, cioè, non è lo stesso, ok? Se vuoi fare bene, se vuoi fare su e giù, ti accontenti, ma fare su e giù non è una gran cosa, ok? Ma il nostro obiettivo principale, e poi voglio dire, con Tommy che ha lavorato con i senior, ha fatto contratti, ci saranno stati ragazzi del vivaio della squadra di Imola o di Cento che hanno fatto le loro comparse con la prima squadra, ma il nostro obiettivo è quello, non deve essere, come dicevo prima, oh mamma mia, devo arrivare lì, deve essere un peso, però dobbiamo provare. Poi, siccome ho visto in questi anni che le società hanno fatto un certo tipo di discorso, magari, no? Io, per farvi un esempio, vedevo i vivai di Biella,
vai di, che ne so, College, Borgomanero, stesso Moncalieri, che preparavano i giocatori in una certa maniera anche a livello senior, magari non con la prima squadra. E anche questo potrebbe essere un discorso che possiamo aprire nei prossimi anni, chiaro, ma adesso è prematuro. Poi lascio a te la parola, a Tommy, su questo discorso, perché secondo me hai già magari qualche giocatore, se sei in, hai tu la prima squadra di un certo livello in Serie B o in Serie 2, pronti per poter provare e approcciarsi, ma non è la 1 a questo livello, è veramente complessa, è un livello top. Poi la Segafredo Bologna ha ambizione, e se non c'è ambizione non vai da nessuna parte. Se non c'è la prima squadra che va bene, anche tutto quello che c'è sotto non va bene. Ok, ti lascio la parola, Tommy, su questa cosa qua. Ma hai detto quasi tutto te. Senza dubbio penso che la domanda si riferisse anche a quello che è il livello della Virtus adesso e della prima squadra adesso. Ed è chiaro che trovare e creare giocatori che possono competere a livelli di europei e scudetti e massimo livello italiano è sempre più raro, però è chiaro che il lavoro nostro è quello di aumentare sempre più la qualità e cercare di aumentare le probabilità di trovare dei ragazzi di questo tipo. È chiaro che non è un mistero, la Virtus Bologna vuole andare in Eurolega e i giocatori di Eurolega, per di più italiani, si contano sulle dita di forse una mano, quindi è chiaro che più si alza il livello più è difficile. Però noi vogliamo che i nostri ragazzi tocchino l'eccellenza, la loro eccellenza. Quindi il lavoro sarà fatto per questo e per il resto ha detto tutto Alessandro. Gli equilibri sono molto, molto sottili nel fare le cose giuste con i ragazzi a livello senior, però noi cercheremo di strutturarli e strutturarci per fare il miglior lavoro possibile anche da questo punto di vista. E se voglio diciamo chiudere questo discorso, ma non chiuderlo in maniera definitiva, ma dare qualche indicazione in più, è che sicuramente raggiungere un livello di altissimo come può essere quello della Virtus in questo momento di prima squadra, quando hanno stato sospeso il campionato erano primi in classifica, non è che ci stiamo a girare intorno, ci saranno delle motivazioni perché erano primi in classifica, non è che alla fine, almeno mi sono reso conto, ma non è che ci voglia un genio, che il campo parla, ok, e questo è fondamentale. Deve anche essere vista la cosa, io mi ricordo personalmente, ho avuto la possibilità di entrare in quella palestra, entrare nello spogliatoio che ancora, anzi adesso c'è una cosa diversa, perché ovviamente non c'è più lo spogliatoio, ma c'è la parte di lavoro con lo staff medico in questo momento qua. Ma io mi sono seduto in mezzo a Roberto Brunamonti e Augusto Binelli, ok? E avevo 23 anni. Arrivavo da Torino, capo realizzatore, miglior realizzatore della con la squadra di A2, ok? E sono arrivato qua con Alberto Bucci, ok? Che mi ha voluto insieme al presidente di quel momento qui a Bologna, e ho iniziato un percorso di difficoltà, ma lo stimolo che questo mi dava era incredibile, era altro che cose particolari che uno prende per avere più forza, non so, li chiamano integratori, li chiamano, cioè, la motivazione mentale che avevo di riuscire a allenarmi e a stare in campo con personaggi come questo, come questi che ho appena elencato, che ovviamente adesso sono altri, e io ti ripeto, non conoscevo, per fare un nome, Teodosic, non lo conoscevo personalmente, non ci siamo mai incontrati, probabilmente avrò la possibilità di incontrarlo adesso, ma vedere quello che sa fare lui, o come lui, tanti giocatori che sono in prima squadra qui alla Segafredo Bologna, e fonte di, oh, io devo fare qualcosa per riuscire ad allenarmi con lui, devo fare qualcosa per carpire un suo movimento, una sua situazione di gioco, lui come di tutti gli altri, perché ovviamente non è che tutti sono come MJ, ok? Ma c'è qualcuno che può diventare come Dennis Rodman, che non è che devi fare
300 punti e 400 tiri, ma c'è tutto un lavoro dietro che è utile per il conseguimento di un risultato e che magari non ha la stessa, diciamo, un certo stesso riscontro a livello mediatico o di luce, ma che se non è fatto, e io sono partito da lì come tantissimi altri, nel senso che io sono dovuto diventare qua un giocatore completamente diverso da quello che ero, e già questa sfida per me è stata importantissima. Non è facile, perché devi mentalmente devi essere pronto, però mi hanno preparato, mi hanno aiutato, mi hanno sostenuto, e ti ripeto, la loro presenza e la presenza di questi ragazzi che sono adesso a portare questa maglia bianconera, e sarà importante per i ragazzi che si approcceranno. Quest'anno ce ne sono alcuni, magari il prossimo anno ce ne saranno altri, e quindi il nostro obiettivo è quello, prepararli in tutte le maniere, cioè nei modi migliori, perché arrivino lì e siano pronti. Poi non sei pronto per questa categoria, ci pensa Tommy, ti trova la situazione migliore, non va bene quella situazione, vediamo cosa possiamo fare, perché molte volte anche lì si seguono delle strade per i ragazzi del settore giovanile, magari in uscita, che non sono le migliori, e prendere la decisione giusta non è semplice, perché dove andiamo a giocare? Ma sì, quella squadra di Serie B, però ci sono 5, 6, 7 giocatori veterani che prenderanno un minutaggio che magari tu non avrai dello spazio. Non so se mi sono spiegato, gli obiettivi della società sono talmente alti che magari l'allenatore, prima di metterti in campo, ci pensa un attimo, no? Quindi tutto deve andare su un certo tipo di strada, non è semplice quella strada, è molto incerta, ma noi cercheremo di accendere i lumini e cercare di renderla un po' meno buia, ecco, insomma. Grazie, grazie. Già finito? Vabbè, siamo a posto, non so. Dite voi. Grazie e buona pallacanestro. Ciao ciao.